Da dove si arrivi in questo mondo non si sa, ma in compenso, quando lo si lascia, si sa dove si va. Si va in cielo, o almeno così si dice. Belli o brutti, poveri o ricchi, buoni o cattivi, ci si ritrova davanti ad un grande cancello dorato, chiuso con un lucchetto che peserà almeno un chilo. Sulla destra del cancello c'è un piccolo banchetto di legno. Lì il Santissimo San Pietro fa da portinaio. Suo è l'elevatissimo compito di dividere i pii dagli empi, i giusti dagli ingiusti, i buoni dai cattivi, e smistare tutti costoro fra paradiso e purgatorio, oppure spedirli dritti all'inferno, se è questo il caso. Forse a qualcuno piacerebbe come lavoro. A pensarci, ne conosco molti che ci si divertirebbero un sacco. Ma a giudicare dall'espressione scocciata che aveva, al vecchio Pietro non aggradava mica tanto quel lavoro. C'era anche da capirlo. Lavorava senza stipendio, non aveva nemmeno un giorno libero e la pensione sarebbe arrivata nella notte dei tempi. Si sedette pesantemente sulla sua seggiola, i capelli lunghi, bianchi e spettinati, quelli che gli rimanevano almeno, visto che fin quasi alle orecchie era calvo come un cocomero. In compenso aveva un gran barbone e due sopracciglia cespugliose, sotto le quali si trovava uno sguardo stressato come quello di qualsiasi altro impiegato. Aveva con sé una tisana al tiglio e si lamentava così. «Ah, che stress, signore pietà!» Gonfiando le guance come un rospo, soffiò a lungo sulla tisana. Ma quando la beve, a momenti sputò tutto. Aia, scottali, mortacci, su altro che rilassanti ste tisane. Era palestinese il vecchio Pietro, ma romano d'adozione. Stava di nuovo soffiando a tutta forza sulla sua ustionante tisana, quando con la coda dell'occhio vide un frate francescano vestito di saio e cingolo sfrecciare alla sua destra, diretto verso il lucente cancello dorato del paradiso. «Ciao, collega!» esclamò il frate passando, una mano sollevata in un informale cenno di saluto. «Oh, ma quale collega?» s'accalorò San Pietro, gesticolando con entrambe le mani. «Dove credi di andare?» «In paradiso!» rispose candidamente il frate. L'aureo cancello risplendeva a pochi passi da lui, ben chiuso però dal pesante lucchetto. «Con calma e per favore!» lo ammonì San Pietro, facendogli segno di avvicinarsi. «Vieni, vieni, che controlliamo!» Il vecchio Pietro lo sapeva che non bastava certo l'abito a fare il monaco, o il frate in questo caso. «Guardi, non per vantarmi, santità, ma ho un curriculum mica male, sa?» rispose il frate. «Non come il suo, certo, per carità, ma voglio dire, 15 anni come parroco della chiesa di San Francesco a Filottrano. Vado in paradiso diretto, no?» «No», rispose San Pietro burbero. «Qui è pieno di furboni che non puoi capì. Lo conosci uno che si chiamava Hitler? Quando è arrivato qui ha provato a spacciarsi per pittore e t'ho detto tutto!» «Ma non è mica il caso mio», rispose il frate, angelico. «Non lo metto in dubbio», lo assecondò San Pietro con voce gentile ma gelida. «Però voglio controllare. Venga qui, prego», disse, invitandolo a sedere sulla sacra seggiola davanti al suo banchetto di legno, anch'esso sacro, naturalmente, come tutto lì intorno. «Certo», disse il frate sedendosi. A dire la verità era un pochino agitato. «Faccia pure, collega», aggiunse. «E basta con sto collega», si inalberò San Pietro. «Che collega è collega? Tu sei un parroco de Filottrano, io qui so il quarto in ordine d'importanza, mica no!» «Il quarto?» esclamò il frate. «Il quarto», ribadì San Pietro.
le labbra ingrugnite in una smorfia tronfia sotto il barbone. Per primi ci sono Dio e Gesù a pari merito, poi Maria e poi il sottoscritto. E che te pare? Sul banchetto di San Pietro c'erano numerosi oggetti che facevano parte del suo lavoro. Un pesante libro dalla copertina rilegata, un paio di penne d'oca, il calamaio con l'inchiostro, un martelletto da giudice poggiato sulla sua gilda, la tazza con la sua tisana e anche un vecchio telefono a rotella che prontamente si mise a squillare. «Pronto!» rispose San Pietro e annuì un paio di volte. «Sì, scusi, certo, scusi, rettifico subito», disse, umile. «Scusi ancora, Eminenza». La sua voce si era fatta più servile di parola in parola. Chiuse il telefono. Poi, con le mani incrociate in una posa serafica, si rivolse al frate. «Vabbè, sono quinto in ordine d'importanza», ammise. «C'è anche lo Spirito Santo prima di me». E il frate, sbigottito ma entusiasta, «Ammappete! Ma allora voi siete Giuseppe? Tanto piacere!» «Ma che Giuseppe?» sbroccò San Pietro. «Io sono Pietro, Pietro, San Pietro, fondatore della Santa Romana Chiesa. So patrono di Roma, dei fornai, dei costruttori di ponti, dei macellai, dei pescatori, dei mietitori, dei cordai, degli orologiai, dei fabbri, dei calzolai, dei tagliapietre, di qualche altro lavoro che non esiste più e dei costruttori di reti da pesca e di navi. Mica cavoli!» Ci fu una pausa in cui il santo e il frate si guardarono a vicenda, senza proferire parola. «Sono stato scelto da Gesù in persona», continuò San Pietro, solenne. «Andavo in giro con lui, andavamo a cena insieme, a predicare insieme. Ero proprio il suo preferito, il preferito tra i preferiti», disse, toccando altissime vette di solennità. Squillò il telefono. San Pietro sollevò gli occhi al cielo in una muta invocazione. Poi rispose: «Sì, va bene, sì, sì, hai ragione, Giovanni». Attaccò la cornetta con una botta. «Ero il preferito dopo Giovanni, figlio di Zebedeo», precisò San Pietro, stressato come mai. Essere secondi a uno che si chiamava Zebedeo era veramente insopportabile. Subito però ebbe un nuovo guizzo di orgoglio. «Ma una volta Gesù Cristo in persona, il Nazareno, mi ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Fece una pausa. «Per dirla tutta, prima mi chiamavo Simone, solo che tu sei Simone e su questa Simona edificherò la mia chiesa suonava un po' ambiguo». Il frate lo guardava con gli occhi spalancati in un'espressione di grande ammirazione. Pietro continuò a vantarsi. «Ciò non toglie che ero il suo braccio destro, sempre fedele, a parte quell'equivoco col gallo, sai. In verità, ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». Tagliò corto Pietro e beve un sorso di tisana. Ancora scottava. «Comunque, i San Pietrini, la Basilica di San Pietro, tutto merito mio. So anche stato il primo Papa. Non per vantarmi, eh?» Seguirono lunghi istanti di silenzio, in cui il frate continuò a guardare il santo, come in attesa che dicesse qualcos'altro. «Ho finito», concluse San Pietro. «Scusa, se è poco!» Fissò il frate seduto davanti a lui, riservandogli quello sguardo scocciato che noi tutti, santi o peccatori, riserviamo a uno scocciatore. «San Pietro, non posso crederci!» esclamò il frate. «Mi farebbe un autografo?» «Niente autografi», disse il santo, «e smettila di lusingarmi. Ho fatto voto di umiltà io». «E anche tu? Io? Sì, certo, proprio tu, sei un frate francescano». «Ah sì, giusto». «Ti giudicherò in maniera inflessibile». «Inflessibile?» bofonchiò il frate. «Inflessibile!» ribadì il santo.
Ma siamo di manica larga noi cristiani, giusto? Si augurò il frate, cominciando a sentirsi un po' tanto nervosetto. La misericordia, il perdono. No, lo stroncò subito San Pietro, con tutta la severa calma di chi stringe il coltello dalla parte del manico. Mica possiamo far entrare tutti in paradiso. Se no, che paradiso sarebbe, concorda? Sarebbe peggio di una riunione di condominio in un maxi condominio della periferia di Roma. Sì, mi sembra giusto, ammise il frate, dopo averci riflettuto sopra un attimo. Oh, bene, siamo d'accordo. Allora andiamo avanti. Cominciamo, come si chiama? Martino, rispose il frate, agitato come un bambino sotto esame. Sembrava che fosse stato colto da un improvviso attacco di orticaria. «E come siete morto, fratello Martino?» gli domandò il santo. «Non lo so mica, sa, San Pietro. L'ultima cosa che ricordo è che dicevo qualcosa alla perpetua», rispose Fra Martino. «E che cosa le diceva?» domandò il santo. Il frate ci pensò un attimo. «Dunque, le dicevo, quante volte te lo devo ripetere di non dare la cera alle scale che non si usa più e fa pure scivolare?» «E poi?» domandò San Pietro. «Poi niente», rispose il frate. «Sono sceso per le scale e mi sono ritrovato laggiù in fondo, su quella nuvola là, con un po' di torcicollo», disse, sollevando un dito a indicare la nuvola nel punto preciso in cui era apparso. «Capisco. Avete qualche peccato da dichiarare?» domandò San Pietro. «Niente», disse il frate, agitandosi sulla sedia, come se il sedile fosse improvvisamente tappezzato di puntine. «Ma quale niente?» sbraitò San Pietro. «Qui solo il capo e la santa famiglia hanno diritto di scagliare la prima pietra. A parte Giuseppe, lui non può». Il frate si guardò intorno senza capire. «Ma che pietra, signor Pietro?» «San Pietro», lo corresse quello. «È un modo di dire che senza peccato scagli la prima pietra. Tu sei un uomo di chiesa, dovresti saperle queste cose. Cominciamo male, sai, malissimo». Il povero frate lo guardò senza trovare nulla da rispondere. «Quindi tu ti senti senza peccato», disse il santo e tamburellò la mano sul suo grande libro, un gigantesco tomo che doveva pesare almeno 5 chili. «Qui sono scritti tutti i peccati», spiegò, «dal primo all'ultimo. Credo per te che sia meglio iniziare a confessare e senza cercare di fare il furbo». Ma tutto quel libro è pieno di peccati miei?» domandò il frate con un groppo in gola. «Questo libro contiene tutti i peccati di tutti i peccatori del mondo, presenti, passati e futuri», spiegò San Pietro con la sua consueta maestosa solennità. «Oh cavolo, allora deve essere scritto molto 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 piccolo», esclamò il frate. «Non è scritto piccolo, è magico», si irritò San Pietro. «Ma noi non siamo contrari alla magia», disse il frate che iniziava a non capirci più niente. «Quando è la nostra, la magia va bene», rispose San Pietro. «Certo, scusi», assentì il frate, sempre più preoccupato. Con un grugnito scocciato, San Pietro si sistemò gli occhialetti da lettura sul naso e cominciò a consultare il libro. «In sintesi, lei risulta essere un egoista, donnaiolo, accidioso, approfittatore. Concilia?» disse con il tono gentile di un vigile urbano che ti sta compilando una multa salatissima. «Ero così prima di diventare frate», rispose Fra Martino, allargandosi con due dita il colletto del saio che diventava sempre più stretto. «Questo nonostante siate diventato un prete», sottolineò San Pietro. «Che avete da dire a vostra discolpa?»
Peccati veniali, santità, disse il frate con voce flebile. Chiedo venia. Veniali un corno! Urlò San Pietro. Me la immaginavo più pacato, sa, signor San Pietro, disse il frate. Vorrei vedere lei a far sempre sto lavoro, protestò il santo, battendo come un forsennato i pugni sul suo banchetto. Ma andiamo avanti. Ecco, questa è gravissima! Avete speso moltissimi soldi delle offerte per giocare ai gratta e vinci! Eh no, reagì il frate pieno di dignità. Questo lo facevo per la parrocchia. Se trovavo il gratta e vinci benedetto, davo tutto alla parrocchia. Tutto? Disse San Pietro guardandolo con uno sguardo scettico da sotto le sue sopracciglia cespugliose. Tutto, ribadì il frate, con ben poca sincerità. San Pietro decise magnanimamente di soprassedere e scorse con l'indice alla riga successiva. Sbirciavate nelle scollature mentre dicevate messa, lo accusò inorridito. Ma sono anche stato in missione in Congo, si difese il frate. Solo per un mese, poi siete caduto in un pozzo, disse San Pietro. E quando siete stato dimesso dall'ospedale, vi siete fatto trasferire. Fra Martino cercò qualcosa da ribattere, ma lì per lì non trovò proprio nulla di utile. San Pietro proseguì alla riga successiva e di nuovo inorridì. Ancora più di prima! Santa pazienza, esclamò. Avete perfino provato a sedurre la perpetua! Ma è un fatto di tanti anni fa, si difese il frate, in un momento di debolezza e non è successo niente. Non è successo niente, ma grazie a lei, non grazie a te, sottolineò San Pietro, puntandolo con un indice. Basta. 30 anni ci vogliono tutti, sentenziò. Tutti, disse il frate. Tutti, rispose San Pietro. 30 anni, disse il frate. 30, ribadì San Pietro. In paradiso, tentò il frate. Ma che paradiso? Si infuriò San Pietro. All'inferno! Ma no, l'inferno no, supplicò il frate. Ne faccio 32 di purgatorio, 40, 50, 100 di purgatorio. Niente da fare, rispose San Pietro irremovibile. Tu eri un uomo di chiesa e il tuo castigo deve essere esemplare. Sì, disse il frate, ma se vogliamo dirla tutta tutta, la colpa è anche un pochettino vostra. Mia? Ruggì il santo, battendo i pugni al lato del suo librone. Non vorrei essere blasfemo, che già sono messo male, disse il frate, ma insomma ogni tanto potreste anche mandarlo un segno da quassù. Un gratta e vinci vincente, qualcosina insomma, che uno a volte si demoralizza, ecco. Se posso essere sincero, forse a lei non è mai successo. Ma a volte a portare abiti come quello che indosso sembra di star sprecando la propria vita, predicando qualcosa che, anche con tutta la buona volontà del mondo, non si può essere certi che sia vera. Per un attimo, San Pietro apparve piuttosto titubante, ma si riprese subito. «La regola è credere senza vedere», declamò il santo. Facile per voi, protestò il frate. Andavate a cena con Gesù. E San Pietro, arrabbiatissimo. Io ho creduto senza prove. Solo dopo ci sono state le cene, le parabole, i miracoli e tutto il resto. Basta, fuori dalle scatole. 10 anni d'inferno, 10 di purgatorio, poi ne riparliamo. Il frate accusò il colpo. Allora vado, domandò con rassegnazione. «L'ascensore in fondo a destra ti porterà a destinazione», disse gelido San Pietro, indicando con un dito verso il basso.
Vado, disse il frate, alzandosi piano piano. Vada, vada, ribadì San Pietro, facendogli cenno di levarsi di torno. E lo guardò andarsene, camminando lentamente sulla nuvola, verso l'ascensore diretto ai bassi fondi. Sul volto del santo apparve una smorfia scocciata e forse appena compassionevole. «Su, torna qua, che uno come te merita una punizione più grande!» disse, camuffando così la sua indulgenza. «Ho deciso che sarai il mio assistente!» «Il vostro assistente?» esclamò incredulo il frate. «Mi assumete a tempo indeterminato?» «No!» rispose il santo, «a tempo determinato!» «Determinato?» disse avvilito il frate. «E fino a quando?» «Finché non avrete imparato qualcosa», disse duro Pietro. «E se sgarri, ti licenzio e ti sbatto dritto all'inferno!» «Caspita, sembra di stare ancora in Italia», disse il frate. «E niente battute!» stabilì subito San Pietro. «Ora vai a farti dare una tonaca bianca da Sant'Omo Bono, da Cremona, patrono dei mercanti, di tutti i lavoratori tessili e dei sarti. Su, vai!» «Ah no, aspetta!» Scribacchiò qualcosa su un foglietto di carta e glielo consegnò. «Ecco, il mio autografo», disse, tutto orgoglioso. Il frate prese il foglietto e lo guardò. «Che brutta calligrafia!» esclamò. San Pietro, offeso, se lo riprese. «Era un pescatore, mica uno scrivano!» protestò. «E ora muoviti, vai, in fretta! Che da queste parti c'è sempre un sacco da fare!» «Via, prima che cambi idea!»